40 Rosselle, sì. Ventimiglia, com'è la situazione? Cosa ne fanno? Ma dunque, allora, intanto stamattina abbiamo accompagnato delle associazioni che hanno portato dei generi di prima necessità, che ovviamente sono sempre importanti perché la situazione è drammatica di molte di queste persone che sono sugli scogli, sotto un caldo terrificante, tanti bambini, donne incinte. Poi l'altra questione che volevamo verificare era il passaggio alle frontiere tra Italia e Francia. Ci sono giunte anche notizie di persone riportate dalla Francia in Italia che non c'entrano niente peraltro con questi flussi migratori. E poi abbiamo assistito drammaticamente alla sconfitta dell'Europa, perché diciamo lo spettacolo di queste frontiere sbarrate, dell'incapacità di accogliere persone che scappano da guerre, da situazioni incredibili, insomma, che abbiamo potuto sentire con le nostre orecchie, dimostra la sconfitta di una politica, di un'Europa che fa circolare i capitali, ma le persone che invece hanno bisogno della cultura europea no. Circolando una notizia che la Francia avrebbe riaperto le frontiere. Non ci risulta Francia, assolutamente. Tra l'altro la Francia dichiara anzi, che non mai chiuso. Abbiamo assistito alla riconsegna di un certo numero invece di persone che sono state portate in Italia, la polizia italiana, la polizia di frontiera italiana, quindi questo dimostra che purtroppo non è così. Ovviamente il Parlamento cosa sta facendo? Infatti i problemi sono due, da un lato proprio l'idea di Europa, qui ci vorrebbe un'iniziativa forte da parte dell'Italia che non deve essere solo finalizzata al tema contingente della chiusura delle frontiere di questi giorni, ma a rivedere proprio in generale le politiche dell'immigrazione. Naturalmente questo vuol dire da un lato agire laddove diciamo le guerre, la fame stanno provocando questi fenomeni migratori, dall'altra attrezzarsi però al fatto che questi non sono episodi casuali, cioè sta succedendo qualcosa nel mondo, quindi bisogna sapersi attrezzare, affrontare questo tipo di emergenza innanzitutto con l'umanità che deve contraddistinguere l'Europa e poi facendosi carico anche di accogliere queste persone, perché a me sembra inconcepibile che stati che sono in via di sviluppo accolgono milioni di profughi mentre la ricca Europa si chiude nelle sue frontiere e dà un'immagine diciamo di arretratezza culturale e umana che non ci possiamo permettere. In materia di accoglienza Ventimiglia è risultata impreparata, la questione delle migrazioni che viene discussa da mesi, dal 2011 abbiamo avuto l'esperienza. Il problema è che secondo i numeri non si può lasciare però non possiamo fare nulla. Non si può lasciare poi agli enti locali soli di affrontare un tema diciamo complesso come questo che richiede strutture, naturalmente qui servirebbero. No, ma anche solo l'idea di arrivare a 1000 profughi per poter aprire un campo. Certo. È una cosa. Certo, secondo non noi può, non assurda, può, sì, e poi non, tanto sì, non va bene cose di queste dimensioni così ampie, cioè, e poi non possono essere lasciati gli enti locali soli a fronteggiare questo tipo di situazione. Quindi noi siamo latitanti da tutti i punti di vista, nei rapporti con la Francia, in un ragionamento più generale del ruolo dell'Europa e nell'assistenza agli enti locali che vengono lasciati soli.